la verità, della verità come queste grandi cose storiche, quindi prese di posizione che possono cambiare le sorti della vita. Tuttavia, non coinvagia con la verità che è presente perpetuamente nella nostra vita. La verità potrebbe essere nel mondo, nella vita pratica, il momento in cui una persona sente che i propri ideali, condizioni, morà, X, contrastano con quello che sta effettivamente facendo, eppure per paura, per egoismo, per tornaconto, autoconservazione, lo fa lo stesso. Per esempio, colloqui di lavoro, che se io ricevo una domanda che so di essere contraria a tutto quello che dovrebbe essere, quindi una domanda che mi chiedono io in quanto donna, mi chiedono se voglio avere figli, se ho un partner fisso, sono domande che sono inaccettabili. Per me è una cosa molto vile rinunciare ad oppormi a questa domanda, perché per autoconservazione, per egoismo, la cosa non frega niente. Se tu ti opponi alla domanda in quanto tale, in qualche modo puoi lasciar perdere i colloqui di lavoro. Per cioè, verità, allora, è illegale. È una cosa vile, perché in realtà ho ragione io. Cioè, ma ho capito perfettamente e hai perfettamente ragione. Dopodiché o accetto le regole di questo mondo, poi oppure, me ne frego. Ma io capisco quello che vuoi dire, che è una forma di viltà abbastanza lieve, perché comunque riguarda il fatto che uno poi vuole mangiare, vuole un lavoro, eccetera. Però non è che sia viltà in non ribellarsi ogni volta, ogni momento. Come definizione assoluta non lo è, anche perché non c'è in ballo qualcosa di grosso, anche. Tuttavia, nel mondo pratico, se tu dici, se tutte ci ribellassero, dice, cioè, non è, però è un male comune, che vuol dire la banalità della viltà. La banalità della viltà che esiste. Se io avessi un'idea della viltà basata sull'eccellenza, direi, devi sempre andare in giro con la bandiera, e se fanno delle cose un po' stronze, devi sempre dire sei uno stronzo. Bisogna anche essere realistici. Una cosa è che il capo ti ordini di, appunto, di fare, o cerchi di favorire la delazione o cose del genere. Un'altra cosa è che ti ordini sostanzialmente di eseguire degli ordini passivamente quando sei convinto che non funzionano, che sono stupidi, eccetera, eccetera. Quando io parlo di libertà di scelta, probabilmente stiamo parlando di quello. Quanto sei fino in fondo libero di scegliere? Quello che voglio dire è che se una persona ha bisogno, perché ha una famiglia e tutto quanto, di trovare un lavoro, e quella domanda trabocchetto sicuramente lo metterà fuori, può darsi che accetti la domanda trabocchetto. La vita è fatta anche di compromessi. Sono laico anche in questo senso, che non ho dei principi astratti, cioè misuro diversamente la persona che si può permettere di dire lei sta facendo la domanda trabocchetto e la persona che dice non è la stessa cosa rispetto al dire il generale che sa che dicendo no, io non voglio sterminare decine di una famiglia intera, non me la sento. Sì, dov'è la differenza? Dov'è la differenza? La differenza è nella gravità delle conseguenze, certo. Questa è una cosa. L'altra conseguenza è nel fatto che stai mettendo in gioco delle persone. Certo. Che non è solo di conseguenze, ma riguarda anche profondamente te. Cioè, se tu dici io per viltà accetto di ammazzare delle persone o di fare in modo che vengano ammazzate, sapendo che verranno ammazzate, allora questo secondo me, cioè, è vero che ha ragione Renato, che le conseguenze in qualche misura hanno un peso, certo, alla fine, nel misurare. Dopodiché ha ragione lei, che può essere una forma di piccola viltà. Se ti rendi conto che quella è una domanda trabocchetto e che è una domanda sostanzialmente illegale, perché molti non se ne rendono neanche conto. Ma lì non è viltà, se non lo sai, non lo sai. Esatto. Allora, il problema è che molti non se ne rendono conto. Pensano che i colloqui di lavoro siano così e hanno tutto sotto ragione. Perché i colloqui di lavoro sono successi così. Per carità, però. Ho capito, tu stai parlando di te, che lo sai che non dovrebbero fare quelle domande, lo sai che sono illegali e che non dici niente, oppure dici qualcosa. Questa è una scelta che tu fai, e sono d'accordo con te. Dopodiché è una scelta di cui io giudico la gravità. Del resto parliamo di un male comune, quindi io non dico che esistano persone al di sopra di ogni viltà. Questo è un principio del libro, non ci sono persone al di sopra di ogni viltà.
Però ci sono viltà gravissime, inaccettabili, e altre meno. Non è solo fatto di conseguenze il rinunciare alla propria umanità. Quello che voglio dire è che quando tu accetti di fare certi crimini o di permetterli, stai rinunciando alla tua umanità, non solo a quella dell'altro. Quindi non è solo fatto di conseguenze. In questo caso tu puoi dire, se io, che lo so e tutto quanto, accetto una cosa del genere, rinuncio alla mia dignità. Benissimo. E io trovo che sei molto brava, coraggiosa e non vile. E non servirà a niente. E non vile. No, ma servire. Allora, questo libro non è un libro per salvare il mondo. Vorrei essere molto chiaro, non è un libro per salvare il mondo. Non è che combattendo la viltà si fa un mondo molto migliore. Combattendo la viltà ci rendiamo migliori noi stessi. Potrebbe essere un mondo. Ma questo migliori, che si misura questa umanità a cui tu richiami la comune umanità? Che si misura, cioè, se non sul fatto che faccia prosperare la convivenza umana anziché mortificarla o addirittura danneggiarla? Prima di tutto il punto è danneggiarla o meno. E la viltà prima di tutto lì. Don Abbondio stava distruggendo la vita di due persone e lo sapeva, perché questo è il punto, lo sapeva. Allora, questo è al di sotto di ogni limite. Il conservare la propria dignità è una domanda interessantissima, perché naturalmente tu puoi anche fare un monumento a te stesso, nel senso che il rischio c'è anche, questa intransigenza assoluta, per cui ti crei un personaggio talmente al di fuori della vita delle persone che alla fine neanche gli altri capiscono quello che fai. No, è un rischio, no? Cioè, la mia cosa contro la vita, ripeto, non è un elogio del coraggio, non è niente del genere, però è vero, ci sono dei momenti in cui fa delle scelte che compromettono dei valori importanti, quelle gravissime, tipo, appunto, ma non basta, non necessariamente uccidere, trasformare una donna del popolo in una specie di prostituta per i piaceri del capo, è una forma di vita gravissima. E quindi, da questo punto di vista, non è giustificabile. Il porre un'asticella molto più alta, tipo la mia dignità personale, pone dei problemi, perché tra l'altro tu puoi fissare una tua dignità personale con un valore astratto, quasi presuntuoso, narcisistico. Cioè, ci può essere anche chi prende la propria dignità come un valore così elevato di superiorità. È una forma di vanagloria, è una forma di superiorità a tutti gli altri, eccetera. Dopodiché tu mi puoi dire, ma chi decide se è dignità o vanagloria? E la risposta è naturalmente che questo è un fatto più soggettivo. È vero che io ho dato una definizione della vita come cedimento che ti abbassa rispetto ai tuoi valori. Un cedimento che ti abbassa rispetto ai tuoi valori può essere anche il venir meno a un principio di dignità, e sono d'accordo. C'è un limite. Il discorso che fai tu della dignità, e io ti rispondo in un modo molto semplice. Stiamo parlando di cose umane, proprio perché non stiamo parlando di principi astratti, ma di contraddizioni vissute dentro le persone. Stiamo parlando di cose nelle quali ci sono dei limiti. Dopodiché, nel momento in cui definisco la verità come un cedimento che ti porta al di sotto di te stesso, anche la rinuncia a una briciola della tua dignità può essere una forma di viltà. E la mia risposta è, può esserlo, ma non siamo perfetti, non siamo assoluti, e poi c'è il problema della vanagloria che poneva lui. Il discorso della vanagloria, io farei più questa distinzione, nel senso, finché lo faccio per me, però riconosco pienamente che non è l'atteggiamento giusto in sé, ma una cosa che è giusto per me, che io lo faccio perché io voglio aderire a quel principio, mi fa sentire bene con me stesso, ok. Nel momento in cui da questo si passa al dire e questo mi mette sopra di voi, che pur riconoscendolo non lo fate, lo stai usando per capitalizzare sull'autorappresentazione di te, mettiamola così. Non è necessariamente neanche capitalizzare, perché la persona che ha questa idea della propria dignità può anche isolarsi totalmente dagli altri. Però il rapporto di me con me stesso è un rapporto sociale. Diciamo che è un'autorappresentazione di me stesso, e poi al di là della socialità del me stesso è un discorso complicato, comunque molto interessante, ma al di là della socialità o meno del rapporto con me stesso, io in ogni caso mi pongo al di fuori della società. Da mettere in termini più semplici, cioè è che il discorso che fa lei sulla propria dignità varia a seconda del valore che uno dà a se stesso. Questo è probabilmente il punto. Accanto alla viltà ci può essere anche un problema di
deprezzamento, di viltà nel senso più profondo e classico del termine, cioè io mi considero uno che non vale niente, che può portare un sacco di problemi, perché le persone che si autoconsiderano gente che non vale niente sono quei personaggi di Dostoevskij, quello della memoria del sottosuolo parte dall'idea che non vale niente e ne fa di cotte di crude. L'altro lato invece è quello che si considera superiore a tutti gli altri, considera la sua dignità diversa da tutti gli altri, o ne fa di cotte di crude, o comunque disumano, perché poi a quel punto non può più dialogare con gli altri, non può più dare lezioni agli altri. Voglio dire, la persona, diciamo, che si eleva troppo al di sopra non può neanche aiutare gli altri a uscire dalla loro viltà, perché non gli interessa la vita degli altri. Mentre noi parliamo di persone anche che almeno potenzialmente possono dialogare con gli altri, aiutare anche gli altri a non essere vili e così via. Questo non è un tema che ho affrontato nel libro, mi state già tirando fuori un sacco di cose nuove.